Dunque, abbiamo fatto questa richiesta perché durante quest'ultimo periodo ci siamo posti il problema già all'interno del funzionamento delle commissioni, emendamenti che sono stati annunciati, hanno prodotto delle conseguenze anche sul funzionamento delle commissioni. C'è stata anche una conferenza stampa con cui è stato dato l'annuncio della nascita del nuovo gruppo, che sicuramente ha comportato all'interno della maggioranza dei cambiamenti. Però la ragione per cui è necessario e opportuno discutere questa serie di consigli comunali di quanto è accaduto è che non ci possiamo soffermare soltanto a una questione di cambio di denominazione all'interno della maggioranza, perché ed è stato annunciato in più occasioni, anche sulla stampa, è stato annunciato anche dal sindaco, stiamo vivendo da molti mesi una crisi interna a questa maggioranza, rispetto alla quale è giusto e corretto discutere in consiglio comunale, perché sono mesi questa amministrazione è ferma, perché la crisi non è soltanto un momento di discussione che non provoca conseguenze a livello amministrativo. Questa crisi, che è certificata questa sera dalla mancanza di due dei tre consiglieri del nuovo gruppo più pericoloso, che poi sono curioso di sentire le parole anche del consigliere Benedetto al riguardo, ma è una crisi che si protrae da molti mesi. Dicevamo in uno scorso consiglio comunale che non è concepibile, sindaco, lo dico a lei che ha la responsabilità politica di questa situazione, non è concepibile annunciare sulla stampa che le questioni politiche all'interno della maggioranza sono subordinate prima alle elezioni politiche. Le elezioni politiche ci sono state, oggi è annunciato che la questione della crisi interna alla maggioranza è rinviata alle elezioni regionali. Qua ci sono le elezioni di 6-7 mesi, questa crisi che oramai è conclamata, è in atto da diversi mesi, sta creando danni alla città, perché non è un fatto, ripeto, esclusivamente interno. Se non si fosse trasformato in un danno per la città, cioè se voi foste stati in grado di garantire l'operatività amministrativa, noi forse probabilmente non ne parleremmo in questi termini, ma la verità è che il comune è fermo. Basta fare un giro negli uffici, basta camminare, conoscere le situazioni interne al comune di Policorno per rendersi conto dello stato totale dal punto di vista amministrativo, una città che è completamente ferma. Io non voglio ripetere sempre le questioni rilevanti, ormai mi sono stancato e capisco che ormai non se ne discuterà più e non si affronteranno. Non voglio parlare del piano d'ambito, non voglio parlare della questione dei set, parlo delle piccole cose, dai lavori pubblici che sono stati programmati e che sono fermi, dal parco della posta al parco a mare. Sono 35.000 euro che aspettano per fare 50.000 euro per fare il bravo a mare, è un anno e non siamo riusciti a farlo. C'erano 75.000 euro su Via Lido, sono fermi un anno, abbiamo lasciato il progetto tutto pronto, i soldi, il finanziamento, non si è fatto nulla. Il finanziamento delle scuole, 1.100.000 euro, siamo arrivati dopo un anno ad approvare i progetti, e dopo di noi è ancora senza soluzione, nonostante sono stati trovati i soldi che servivano per renderlo operativo. Le piccole cose, il chiosco della Vigna, il chiosco del comune, il bar del comune, il chiosco della struttura che sta dei giardini murati, il ritardo sulla gestione delle strutture sportive, il piano delle assunzioni. Vi siete trovati appena insediati un concorso che era in atto, che prevedeva l'assunzione di tre funzionari, tre categorie D. Non mi dite che il comune di Policorno non ha bisogno di personale, perché c'è l'ufficio all'AIFA, l'ufficio dello stato civile che è completamente scoperto. C'è l'ufficio tecnico che versa nelle condizioni in cui versa. Vi siete trovati in atto un concorso per l'assunzione di tre funzionari, siamo fermi da un anno, non si muove nulla anche là. Le piccole cose che sono frutto di questa crisi politica, 5 mesi fa abbiamo approvato il consiglio comunale, avete variato il regolamento per la nomina del supporto tecnico al controllo di gestione. Avete fatto l'avviso il mese di febbraio, non avete fatto quella nomina. Non avete fatto la nomina, sono passati 5 mesi. C'è una ragione, chiedo, se si fa un avviso a febbraio, c'è una ragione, sono scaduti tutti i termini, sono passati 5 mesi. L'avete scelto? È stato scelto. Quindi, non l'ho letto da nessuna parte. No, è stato un
è stato nominato, non so, quando c'è un avviso, poi si dà comunicazione che si è concluso. Sono passati 5 mesi, immagino che sia stato frutto anche quello di mille mediazioni. Per non parlare della situazione del turismo, guarda, siamo al 17 di luglio, è vergognoso, pure il comune di Rocca Cannucci ha uno straccio di programmi estivi. Questa è una città che ha la dimensione che ha fatto i passi che doveva fare nella direzione del turismo, siamo attenzionati da tutta la regione e anche dalla regione di Mito, siamo al 17 di luglio, è vergognoso. Non c'è uno straccio di programma estivo alla faccia della destagionalizzazione che avete annunciato, avete avuto un anno di tempo, siamo al 17 di luglio, non c'è un programma estivo perché c'è una mancanza di visione totale, avete messo 100.000 euro di tassa di soggiorno, non si capisce come sono stati usati questi soldi, è saltato il sistema di salvataggio che pure serviva ad avere punteggio per ottenere la bandiera blu, andate a dire quella della bandiera blu che non c'è il sistema di salvataggio, avete inserito nel patrimonio culturale della città il Premier Aclea. Io non ho nulla contro il Premier Aclea, l'abbiamo nato quando c'eravamo noi, ma è un target assolutamente superato, un target anni 80, una serata che si fa la passerella dei politici lucani e a quello serve. L'avete inserito nel patrimonio culturale, laddove invece stanno bene tutte le iniziative che sono state fatte nel corso degli anni, che sono dedicate al nostro parco archeologico, che sono dedicate al museo, la Vivi e la Crea, Megane e Elas, quelle sono il nostro patrimonio culturale, quello è il nostro, e ci rimane, ma non ci dovete mettere il Premier Aclea dentro, perché è un'altra cosa, e non appartiene a quella dimensione. Un anno fa, in piena campagna elettorale, nel mese di giugno, uscì fuori che c'erano dei un paio di quintali di etere sotto un rito a quel punto. Io vi chiedo, avete girato, avete visto, lo sapete? Cioè a distanza di un anno, sotto il rito della Campina, nel parcheggio sotto il rito della Campina, c'è lo stesso etere, fu oggetto di polemiche in campagna elettorale, lo scoprimo a giugno. E facemmo polemiche in campagna elettorale perché c'era l'etere sotto il rito. E noi abbiamo subito probabilmente anche la responsabilità di quella cosa. C'è l'Etna, inizia la stagione estiva, era l'estate del 2017, siamo all'estate del 2018. Se non siete in condizione di smaltire 50 kg di Eternit, finiamola qua. Perché, ripeto, questa situazione di crisi politica ha ingessato il comune di Policoro. Sì, usando l'espressione a lei più familiare, questa nave non è mai uscita dal porto. La nave si è incagliata prima di uscire dal porto ed è incagliata in quel porto da un anno. Allora lei ha la responsabilità di dire alla città come intende uscire da questa situazione. Lo deve dire in maniera chiara, se ci sono delle condizioni, perché noi facciamo il tifo per Policoro. In un anno non vi abbiamo disturbati più di tanto, perché capiamo le difficoltà degli uffici, capiamo il primo anno, si concede un anno di tempo a un'amministrazione per cercare di mettere in piedi le cose. Ma dopo un anno non è accettabile, ci deve dire questa crisi che cosa ha provocato, che strada intende percorrere, sia dal punto di vista politico, perché manca una visione, e questo è capito, nella città può rimanere ostaggio della politica regionale. Voi avete imprigionato questa città sulle logiche, lo dicevamo in campagna elettorale, l'abbiamo detto in tutte le salse, state portando la conflittualità del centro-sinistro regionale, che è al capolinea, anche quello, e state portando dentro la nostra città, è puntualmente avvenuto perché quella è dichiarazione sua. Verificheremo le condizioni di questa crisi dopo le regionali, e quindi noi siamo legati come città e non lo meritiamo, questa città non lo merita, questa città non può essere ostaggio di queste logiche. Questa è una città che ha voglia di fare, che ha voglia di andare avanti, che è dinamica, che ha tanta energia positiva, e non si può permettere un'amministrazione che ostacola questo cammino. Io dico che Policoro sopravvive anche alla politica distratta, alla politica non capace. Policoro sopravvive lo stesso, ma non dobbiamo esagerare, perché abbiamo perso un anno e rischiamo di perdere altro tempo per le cose che riguardano questa città e che interessano questa città, che non può stare ferma a guardare questi spettacoli. Poi parleremo dopo anche della questione degli differenziati, dove andremo a finire senza controllo, perché voi avete fatto saltare il tappo. E glielo possiamo dire ai cittadini che si annuncia un altro incremento della tassa, perché siamo
Basta guardare i record, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, che sono quelli pubblicati, noi ci portiamo a casa 50.000 euro in più di smaltimento da pagare, perché è aumentato rispetto all'anno precedente, ogni mese è aumentato la raccolta indifferenziata in proporzione di 30, 40, 50 tonnellate ogni mese. Questo significherà alla fine dell'anno avere ulteriori 80.000 euro da coprire, perché abbiamo prodotto troppo indifferenziato, produciamo troppo indifferenziato, perché abbiamo consentito ai casalini di fare l'isola senza personalizzazione, perché a mare non ci sono più bidoni davanti, cosa avete consentito di fare quell'operazione là, a mare. Assessore, scusi, consigliere Bianco, sono passati 10 minuti. Sì, sì, ho finito. A mare, questo sempre per una questione politica, io lo dico sempre, se andiamo avanti perché dobbiamo fare i fenomeni su Facebook e ci facciamo prendere la mano, siamo andati a mare a mettere la casetta di Barbi dove ci vanno 10 kg di roba, chi sta a mare lo sa, ci vanno 10 kg di roba, chi vive nella zona lì sa bene che esigenze ci sono durante l'estate, l'isola ecologica ce la prima potrà essere anche poco gradevole da guardare, ma risolveva il problema, perché si faceva differenziato, si faceva attraverso i contenitori capienti per fare la differenziata. Noi abbiamo messo il camioncino, che è il camioncino di Barbi dove ci stanno 4 bidoncini dentro, e chiaramente tutto quello che non va dentro, senza controllo, va a finire poi nella zona di Mito. Vabbè, continuiamo più tardi sugli altri punti. 15 minuti. Sì, ma sarò molto più breve. Io non per mancanza di rispetto nei confronti dell'assessore, però se non vado errato, si tratta di verificare l'attuazione del DUP che abbiamo già, che avete approvato 5 mesi fa. E però finiamo a parlare delle minuzie, finiamo a parlare delle guaine, finiamo a parlare. Io vado in ordine sparso, si parla del DUP e della verifica dell'attuazione del DUP e leggo, per quanto riguarda il turismo, mi fermo le prime cose, accordo quadro con il MIU, candidatura, progetti, istituzione, parcheggio a pagamento, tasse di soggiorno, protocollo di intesa con l'ATP, protocollo del Comune di Matera, candidatura A, rivisitazione, collaborazione con il museo, accordo con un'altra azienda, protocollo di intesa con Fabio, tavolo tecnico con gli uffici, cioè stiamo parlando di mozioni di, come dire, di volontà, di cose da realizzare, non stiamo parlando della verifica del programma che avete approvato 5 mesi fa, con degli effetti che sono anche simpatici. Leggo nelle relazioni degli assessori, dei vari assessori al ramo, e vorrei capire chi è l'assessore al turismo. Chi è l'assessore al turismo? Quindi immagino che ha fatto lei questa. Leggo, fondamentale per la riuscita del programma sarà la tempistica con cui verranno stampati gli opuscoli da distribuire sia sul territorio urbano che nei paesi limitrofi. E chiedo al consigliere Buono che parlava della nave che cammina, mi fate capire dove si è incagliato rispetto agli opuscoli da distribuire per il programma estivo. Posso sapere dove questa nave che sta camminando in alto mare che è veloce si inceppa rispetto alla produzione delle brochure per l'estate? Siamo al 17 di luglio, dite che volete destagionalizzare e ritenete che questa sia prioritaria per la destagionalizzazione di questa cosa qua, siamo al 17 luglio e non ce l'abbiamo, quando in realtà i nostri lidi e i nostri chioschi stanno lavorando già da 2 mesi. Perché la destagionalizzazione è stata fatta quando ci inventammo a costo zero per questa comunità il bando dei chioschi, che hanno cambiato la sorte naturale del lungomare di Policoro, perché Policoro non era mai stata così qui e c'erano comuni attorno a noi, perché già Policoro è sopravvissuto con quelle scelte che incidono sulla vita della città, si sta creando reddito, ci sono persone che lavorano, ci sono persone che creano reddito per tutto l'anno. Queste sono le scelte politiche, non la guaina. Avevate annunciato di dover mettere un vigile urbano per potenziare l'estate, anche là il 24-25 si farà la selezione, l'estate è finita, il vigile urbano non è arrivato. Torno a dire, dove si incaglia questa nave se non riusciamo a spostare 10 kg, 20 kg di Ethernet in un anno? Consigliere Bruno, stiamo parlando di, visto che si è parlato delle minuzie, stiamo parlando di cose ordinarie. 20 kg
di Ethernet in un anno. È vergognoso che passiamo un anno, ci presentiamo la stagione estiva 2018 con 10-20 kg di Ethernet sotto un libro. Si aprì la polemica in piena campagna elettorale, nel mese di giugno eravamo in campagna elettorale, ci venne rinfacciato perché e nel mese di giugno si trovò l'Ethernet qua sopra, era il mese di giugno del 2017, siamo al 2018. No, questo lo stai dicendo tu adesso, lo stai dicendo tu adesso e non dire menzogna, si è fatto polemica in campagna elettorale, lo diciamo una vera. In piena campagna elettorale. A parte il fatto che la cosa non è vera, laddove, e anche laddove fosse vero è passato un altro anno. Leggo tra le tante cose che sono state fatte, io facevo questa considerazione con fronte all'assessore perché non è mai capitato negli anni precedenti dovessi mettere qua a fare l'elencazione delle cose, piccole, grandi cose, minuzie, si faceva una discussione politica e anche l'assessore individuava i punti nodali del programma di un'amministrazione. Leggo attività produttive e zone artigianali, grazie al lavoro svolto in sinergia con l'assessore della Repubblica e l'ufficio tecnico del Comune, è stato in grado di intercettare un finanziamento regionale di 600.000 euro, sufficiente a finanziare l'intera opera di riqualificazione. L'avete trovato il finanziamento di 600.000 euro? L'avete trovato! Così come avete trovato 1.100.000 euro per le scuole, così come avete trovato la bandiera blu, così come avete trovato tutti i servizi appaltati, non abbiamo lasciato un servizio in proroga e noi li abbiamo trovati tutti in proroga. Non abbiamo lasciato il servizio in proroga a questa città, se no chissà quanti anni avremmo aspettato un ulteriore in proroga. Questo per dire della... Non si poteva più fare il proroga. Non si poteva più fare il proroga, abbiamo messo in ordine il comune, abbiamo portato 20 regolamenti consigliari, abbiamo approvato più di 20 regolamenti in consiglio comunale, qua è passato un anno, non avete nemmeno la fantasia di un regolamento. Non avete nemmeno la fantasia di un regolamento. Per quanto riguarda la questione delle condizioni, che è una questione seria, lo dicevo prima, poi nel tenere d'occhio l'andamento delle cose non mi sfuggirà che nei dati, nei report che erano pubblicati sul sito del Comune c'è un incremento da gennaio, io ho fatto riferimento a quest'anno, gennaio-maggio 2018, con incrementi a gennaio 50 tonnellate in più, febbraio 10 tonnellate in più, marzo 15 tonnellate in più, aprile 24 tonnellate in più, maggio 40 tonnellate in più, non so che cosa sia successo a giugno, non so che cosa succede a luglio, ma è un trend che porta l'incremento della spesa già oggi attorno ai 40-50 mila euro. Già oggi ci manca l'estate, ci manca tutta la parte finale dell'anno. E rispetto a questo, leggo la nota dell'ingegner Di Matteo, del DEC, che è il direttore che sovraintende all'esecuzione del contratto. E quando fa riferimento alla situazione a seguito della richiesta del consigliere Maiuri nello scorso consiglio comunale, ha risposto nel merito e ha detto che il disciplinare tecnico prestazionale, unitamente al capitolato speciale d'appalto, rappresenta un punto di forza del contratto per descrivere nel dettaglio i servizi e le attività che la ditta è tenuta a svolgere e forniscono dunque gli strumenti utili al controllo e alla supervisione del contratto. Il progetto, sempre a merito di legge, prevede che siano gli operatori della ditta durante l'attività di raccolta effettuare un controllo macroscopico della qualità di conferimento effettuato dai singoli utenti e in caso di non conformità recidiva da parte degli utenti provvedono a richiedere l'intervento della polizia locale per combinare sanzioni pecuniarie. Poi dice il DEC, tale procedura di fatto non può essere messa in atto a causa dell'evidente sottodimensionamento del corpo che non ha gli organi un numero sufficiente di dipendenti ai quali affidare il compito. Il punto qual è? Che il progetto prevede tutto quello che deve prevedere per garantire una corretta raccolta differenziata. È l'amministrazione che si deve attrezzare per far rispettare le regole della raccolta differenziata. Quindi, e dato che anche su questo perdiamo tempo, perché magari il vigile poteva servire a incrementare il corpo dei vigili urbani, poteva servire a fare questo servizio, perdiamo tempo a mettere la casa di Barbie a mare, a dire che stiamo facendo una cosa esteticamente bella, magari ci facciamo pure il self per andare qui su Facebook, quando in realtà per gestire il mare serve l'isola come è stato tutti gli altri anni. Io lo so che è antiestetica, ma non è che per salvaguardare l'estetica ci dobbiamo caricare di differenziare, che poi devono pagare i cittadini, perché il controllo sulla raccolta differenziata è saltato, lo dicevo l'estate scorsa. Fate attenzione ai maxi condomini che stanno nella zona Lido, fate attenzione ai villaggi che stanno nella zona Lido, fate attenzione a quello che succede a Casalino, fate attenzione a tutti i centri di raccolta
non conforme, non corretta per cercare di limitare i danni. E invece qua passiamo dal 65% al 60% della quota differenziata, perché se questo è il trend nel futuro, e questo è, mi vuoi smentire? Siamo intorno al 64%. Ti sto parlando di un incremento di 26.000 kg di poi ti rispondo, tu leggi solo un dato di 150 tonnellate nei primi 5 mesi dell'anno, non c'è nemmeno l'estate, sicuramente pure la plastica del vetro, non c'è nemmeno l'estate, il vetro è 0 a 0. Io ti sto parlando il vetro non ci costa nulla, lo smaltimento del vetro, ti sto parlando dell'indifferenziato che ci costa 200 euro a tonnellata, questo che sto dicendo. E quindi anziché farci l'applauso, e ripeto, questo era una verifica del DUP, è una verifica dello stato di attuazione del programma, non è il programma, discussione sul programma, sul da fare, sulle cose che abbiamo intenzione di fare, l'abbiamo fatto 4 mesi fa, questa sera abbiamo ripetuto, ho intenzione di fare quello, ho firmato il protocollo, ho formato il protocollo con questo e con quell'altro, per il turismo, per approvare il piano d'ambito, iniziate a lavorare sul piano d'ambito, perché è là che si creano le condizioni dello sviluppo turistico, non col protocollo con il MIU e col protocollo con la città di Matera, perché se la città non ha posti letti, non ne facciamo turismo, possiamo fare tutti i protocolli che vogliamo, non ne facciamo turismo. Dichiarazione di voto. Allora, di certo. Noi diamo l'incarico per lo studio idraulico che è propedeutico dell'approvazione del regolamento urbanistico e scopriamo a novembre del 2016 la situazione dal punto di vista idraulico, perché fino a quel momento non si conosceva quali erano gli effetti dell'antropizzazione, delle azioni che sono state fatte sul canale 7 e che ne ha ridotto la portata a un quarto, perché tu sai benissimo, uno delle problematiche è stato quello che un privato non autorizzato dal consorzio ha chiuso il canale, riducendo la portata del canale a un quarto. Lo sappiano i cittadini, su questa cosa qua l'amministrazione di Croce fa una denuncia in casella, è chiamata a responsabilità il consorzio di bonifica su che cosa aveva consentito, su che cosa non faceva per risolvere i problemi. Detto tutto questo, nel momento in cui lo studio di idraulico ti dice che quella zona è soggetta a esondazione, la fesseria che racconti, che la raccontato già un anno fa, di dire avete voluto approvare il regolamento urbanistico, abbiamo fatto 10 volte bene ad approvare il regolamento urbanistico, perché sennò quella rimane un'area produttiva sulla quale le persone che stanno là e che si allagano continuano a pagare le tasse come zona produttiva e quindi è tornata ad essere zona agricola per risolvere il problema. E fino a quando il problema non si risolverà, i cittadini che ci abitano pagheranno le tasse come una zona agricola, arrivano a pagare 5.000 euro a ettaro per il consorzio per altre tasse. Oggi ne danno 300. E se fosse rimasta produttiva, cioè se non fosse stato approvato il regolamento urbanistico, glielo devi dire alle persone, se non fosse stato approvato il regolamento urbanistico, continuavano per anni, se non per decenni, questo problema si risolve a 10 anni, a pagare come se fosse zona produttiva, e non lo era, perché nessuno poteva fare niente, perché c'è il problema delle esondazioni, è chiaro? Quindi non la ripete più sta cosa, che abbiamo approvato il regolamento urbanistico, abbiamo creato il problema. Abbiamo fatto progetti approvati nella B7, quei progetti erano adottati nel momento in cui dovevano essere approvati. Scusa, ma vedi che è fuori luogo la cosa. L'autorità di bacino ci ha messo il vincolo, quando andava l'approvazione del progetto, non ti faceva costruire nemmeno un palo là sopra, lo capisci questo? Lo studio idraulico nel novembre del 2016 ha certificato queste situazioni. Non mi devi interrompere. L'atteggiamento che doveva cambiare da parte dell'amministrazione, che già era iniziato a porsi in quel modo, era richiamare il consorzio di bonifica per le sue responsabilità, perché sul canale la responsabilità è esclusivamente per competenza, è esclusivamente del consorzio di bonifica, non del comune. E il comune, te l'ho detto già in un altro consiglio comunale, quello che può fare è fare azione di persuasione, di lotta, di battaglia nei confronti del consorzio di bonifica, perché il consorzio l'ha creato e il consorzio lo deve risolvere, deve trovare i fondi come già l'ha fatto inventandoci un progetto che gli è stato bocciato da tutti gli enti, deve prendere quei soldi, deve prenderne altri e trovare una soluzione che passa, per come la vedo io, innanzitutto attraverso il ripristino dello stato del luogo, ce la vogliamo dire, per attenuare il problema che c'è su quella zona e per evitare che si possa verificare una tragedia, innanzitutto torniamo a riaprire il canale, così com'è, ce lo diciamo, ma dobbiamo avere preoccupazioni per il privato che ha fatto l'investimento,
Mi dispiace, c'era un canale che portava 24 metri cubi al secondo, oggi ne entrano 4 metri cubi al secondo. E in questa situazione qua il consorzio di bonifica è inerme, è inerme. Quindi aspettando il progetto faraonico che dici tu, intanto si dice ripristina la situazione, perché il canale era 24 metri cubi al secondo, c'è un imbuto, c'è un tubo che la riduce a 4 metri cubi al secondo. Capisci qual è la situazione? Capisci. E allora, noi al consorzio gli abbiamo scritto, l'abbiamo denunciato. Non è che l'abbiamo scritto, l'abbiamo denunciato questa situazione. E io mi auguro che continuate ad avere questo atteggiamento per la risoluzione del problema. Partendo da quello che. Ma non ripetere più questa storia del regolamento urbanistico, perché ha salvato, almeno dal punto di vista economico, quelle persone. Però chiarisci il piano d'ambito. Consigliere, scusa. Il piano d'ambito, cioè il progetto approvato con una delibera di giunta, ci sono i pareri, acquisiti il parere ambientale, che è la VAS, abbiamo acquisito il parere della regione. E su che cosa ce l'ha dato Dario? Sull'idea? Ce l'ha dato sul progetto. Ce l'ha dato sul progetto. No, non fa niente così. Scusate, consigliere. Era le dichiarazioni di voto, quindi dovreste dare. No, io faccio le dichiarazioni, sto dicendo come, perché voterò contro. Dopo di noi mi hai fatto capire perché non sperbando, quasi tutto il bene che vuoi, tutte le belle parole, che fa? Non me l'hai spiegato, perché quando facciamo noi non c'erano le risorse necessarie, Scusa, allora, prima di iniziare la discussione, ho chiesto, mi basta, aumentiamo i tempi, ok, ho detto un quarto d'ora, non l'hai nemmeno utilizzato i punti, poi dopodiché finiamo la discussione. Ma c'è pure una regola! C'è una dichiarazione, non possiamo andare avanti. Ma tu non puoi pensare, ma ti faccio la dichiarazione, io permetti la faccio io, mi sto dicendo perché lo dico. Sì. Ovviamente che può fare, so che c'è un problema, ci sono dei tempi. E se mi stai interrompendo lui? 3 minuti sono passati da 5. Dopo di noi, poi sono arrivato a 200.000 euro, comunque un anno, aspettiamo il banco, con la struttura che si sta. Costa, per favore, quando è che possiamo fare domani mattina? I comparti prima andarci avevamo dato gli incarichi ai ricavi per recuperare con l'esecuzione iniziale già nel 2017, però le prime azioni, dopodiché si è trovato pure le perizie fatte sullo stato dei lavori laddove c'era necessario di cambiare la polizia. Per quanto riguarda la piazza centrale, 1.000.000 euro, ti auguro tutta la buona fortuna di questo mondo, spendo da subito per capire come lo devi spendere. Ma sono 3 milioni di euro, la piazza costa 8 milioni di euro. Quindi devo capire. A fare la dichiarazione di voti, perché abbiamo superato. Che la possiamo tenere all'eternità la discussione. Sto dicendo che avuto poco, perché avuto poco. La differenziata. Abbiamo detto, noi, mi ricordo in una circostanza, andavamo in un villaggio, cioè, chiamavamo perché non si faceva la raccolta nel villaggio, perché c'è tutto, c'erano il quintale di differenziata. Chiamavano il sindaco, andavi via il sindaco a vedere, c'è il responsabile del villaggio. Il sindaco gli disse, ora ti prendi la multa, dopodiché prendi un operaio, mettilo là, differenza del tutto, solo quando la differenza del tutto non la va a prendere. Non si prende, tu mi devi spiegare perché c'è l'incremento di quasi 200 tonnellate in 5 mesi, non è ancora arrivato l'estate, perché c'è più indifferenza, no, non ho mai spiegato niente, perché l'isola ecologica che avevamo fatto noi era idonea a farla la differenziata, poteva non piacere il cassone, ma se ci sono le quantità ci vogliono anche le dimensioni giuste per ospitarle con le quantità, e non lo risolvi il problema con i bidoncini di Barbi nella casetta di Barbi, lo risolvi la differenziata a casa, la stanno facendo buttando in mezzo alla strada penso rispetto a questo tema l'abbiamo già detto in altre circostanze sempre in questo consiglio, che esiste un prima ed esiste un dopo. Esiste un momento nel quale questa comunità ha preso atto, cioè quando è finita la caratterizzazione sull'inquinamento dell'ITREC,
sia prima a luglio, agosto e poi con il Consiglio Comunale aperto, dove abbiamo avuto la presenza dei massimi responsabili sia della Sogi che dell'ENEA, che sono venuti qua tranquillamente a parlare di un inquinamento storico di natura chimica, perlomeno quella sera si parlò di questo, e questa cosa che potrebbe sembrare un fatto così normale, non lo è affatto, in un paese normale questa è una cosa devastante, perché i due soggetti che operavano là sopra, che non è che trattavano pomodoro o albicocche, trattavano materiale nucleare, immagino che in 30 o 40 anni avessero in qualche occasione avessero verificato che cosa c'era sotto, che cosa c'era nel terreno, in maniera tranquilla quella sera andrò a dire che c'è un inquinamento storico, probabilmente in 30 o 40 anni, di quelle dimensioni. Quindi quel c'era un prima e c'è un dopo, perché in quella circostanza si prende atto di un problema serio, di un problema rispetto al quale devo dare atto alle associazioni che rappresentano le avanguardie a livello locale, anche prima le associazioni avevano sollevato i dubbi, delle perplessità, è chiaro fino a quando è la voce dell'associazione, uno può stare a sentire, può crederci, non può crederci, quando arriva l'ente preposto ti certifica questa situazione. C'è poco da fare, c'è una situazione che è devastante, da cui ci dobbiamo preoccupare, quello che non farci mancare niente in questa regione arrivando il problema dell'acqua. Io dissi nel Consiglio Comunale di luglio e anche nel Consiglio Comunale poi fatto successivamente, quello aperto, parlando della questione, perciò vi dico, perché è la fase propositiva, e vi dicevo, in quella circostanza, ci sono 80.000 euro in bilancio. Fino al 31 d'oggi potete fare un impegno di spesa per decidere come spendere queste soldi. Il 31 d'oggi si congela tutto, si è approvato nuovamente il bilancio, avete riproposto gli 80.000 euro e da quel momento, cioè dal momento dell'approvazione del bilancio fino al 31 d'oggi 2018, sarà possibile impegnare queste risorse. È passato, sono passati i primi 9 mesi dell'anno scorso, o 6, 7 mesi dell'anno scorso, stanno passando anche questi. A cosa servono le 80.000 euro? Ve lo dicevo in quel consiglio comunale, a livello di suggerimento. Se voi mi dite nella vostra mozione, nella misura in cui saranno necessari, ce lo dice che cosa è necessario e che cosa no. Io sono d'accordo che non è in linea di principio che tutti i soldi della compensazione ambientale vanno usati per la compensazione ambientale, ma dobbiamo sapere quello che è necessario usare per la compensazione ambientale, e ce lo dice soltanto chi è esperto in questa materia. Cioè non è che iniziamo a improvvisare, diciamo, non facciamo questa cosa, non facciamo un monitoraggio con le api, non facciamo una cosa, ci vogliamo dotare come comune di un'autonomia in questo senso, dare incarico a un esperto che ci dica come tenere sotto controllo l'acqua, l'aria e il terreno in questa città. Vi ho detto pure che potete intestare con l'amministrazione questa cosa grandiosa per la comunità, cioè dotarla di un sistema autonomo di rilevazione, ma per fare questo è necessario che questo impegnati. C'erano già disponibili gli ultimi 6-7 mesi dell'anno scorso, ci sono disponibili ancora oggi 70.000 euro, quindi se non c'è stata la volontà di impegnarli per verificare che cosa era necessario fare con l'incarico a un professionista, siete in malafede, perché poi siamo arrivati al bilancio di quest'anno e avete preso tutte le risorse, peraltro il 2017 non era stato impegnato, la novità 2017 e la novità 2018 l'avete destinato in grandissima parte a opere pubbliche, e io ho firmato questa petizione per questa ragione, ho firmato questa mozione per questa ragione, perché non bisogna giocarci attorno. Se volete andare in quella direzione avete gli strumenti, avete gli strumenti per farlo, ma avreste dovuto impegnare quelle somme e metterle a frutto. Poi dopodiché, se arrivava un professionista e diceva che servono 500.000 euro, servono 300.000 euro, avremmo dovuto destinare nel bilancio di quest'anno quelle risorse per fare il monitoraggio ambientale, si avanzava qualcosa, si procedeva a fare altro, si procedeva pure a fare le opere pubbliche, ma non avendo voluto fare quel passaggio che vi ho suggerito a lui, ho detto queste cose a lui, ti ricordo, l'ho detto a lui, impegnate questi soldi che avete a disposizione, chiamate un professionista e fatevi fare un quadro di ciò che serve per fare il monitoraggio ambientale e rendere la città autonomo da questo punto di vista. Non se ne è fatto nulla loro, non se ne fa nulla nemmeno mo, perché che cosa significa? Nella misura in cui sarà necessario, e che facciamo? Che cosa è necessario? Chi lo sa dei consiglieri, chi lo sa degli assessori, che cosa è necessario?
se non si mette la cosa in mano a un esperto, quindi l'invito che vi faccio è di dare incarico a un esperto che faccia un quadro generale di ciò che serve alla comunità, di ciò che serve al territorio, e all'esito di questo incarico fare una variazione di bilancio, nel senso che sarà determinato da parte del professionista, perché in questo modo daremo sempre non soltanto alle aspettative, non soltanto alle preoccupazioni del nostro territorio, ma come dire, non giocheremo su questa vicenda che, alla luce dei fatti che sono stati acclarati negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, è una vicenda che ci dovrebbe preoccupare molto. Assessore, io non lo so se cadi dalle nuvole o stai nel mondo dei sogni. Dei 550.000 euro che abbiamo speso noi, 400-390 sono sul patto di via Lazio, che ti dovrebbe risultare, o perlomeno mi avreste dovuto informarti, è una delle poche zone soggette all'assetto idrogeologico. Tant'è vero che si è fatto uno studio idraulico per la messa in sicurezza della sponda di via Belvedere che sta sopra. Quindi, se proprio la vogliamo dire tutta, quella andava perfettamente nella direzione di quello che dice il ministro. L'unica, come dire, mancanza rispetto all'adesione è stata la realizzazione della piazza qua davanti, parco della città. E ma tu mi dici questa cosa come se ti volesse dire, e qua mi trovo 100.000 euro per le rotatorie, 400.000 euro per la villa comunale, 160.000 euro per le isole ecologiche, sta certificazione EMAS, non ho capito che cos'è, video sorveglianza 50.000 euro, trappole 20.000, illuminazione 80.000. Tu stai impegnando 900.000 euro su cose che non c'entrano niente con quello che ci ministeri. E vuoi dare una colpa a me che in 5 anni. Non ci impegniamo 9,40. In 5 anni abbiamo speso 550.000 euro per fare il patto di Galazzi, che necessitava di essere fatto anche in aderenza con quello che ci ministeri, e il parco delle cicogne. E in che cosa differenza? Mi hai stanziato 940.000 euro. Io sto chiedendo a te, tu stai mettendo 400.000 euro sulla villa comunale, mi devi spiegare sulla villa comunale che cosa c'è in questo gioco. E su 190.000 euro? 100.000 sulle rotatorie! 100.000 sulle rotatorie! Cioè tu in un solo anno che hai programmato l'utilizzo di questi soldi, in un solo anno stai impegnando più soldi di quello che abbiamo speso noi, per quasi 1 milione di euro, per fare cose che non c'entrano niente con la compensazione ambientale. Consigliere, voi avevate messo 100.000 euro per bonifica ambientale, non avete speso nulla. Noi adesso ne abbiamo sono questi 80. Nulla. A parte il fatto che non siamo qui, Giuseppe, preso le però. Sì, ma adesso stiamo parlando. Non è vero, se quelli erano cattivi non devono essere cattivi gli altri. A parte il fatto io ho detto la gente un altro cosa di male. Il fatto che qualcuno abbia potuto sbagliare, me lo assicuro sulla responsabilità. O la vecchia amministrazione, no, non devi dire lei, no, non devi dire lei. Infatti uno abbiamo voluto sbagliare, questo non deve autorizzare a sbagliare. No, certo. Lo dici come se facciamo, lo dici come se fosse. No, tu stai sbagliando, stasera volevi fare l'appunto a me su che cosa? Su 400.000 euro del parco, del parco di Galazzo, quando stai impegnando 400.000 euro sulla villa comunale. Cioè, questo dopo 1.160.000 euro su lavori pubblici. Dopo che hai scoperto tutto quello che hai scoperto sull'ENEA o la questione dell'acqua. E gli 80.000 euro, te lo dico, noi li avevamo messi là, avevamo pure trovato, nel 2016 avevamo pure trovato questo maledetto Zucchetti, che era l'esperto, che era venuto qua a fare tutte le verifiche, che doveva avere l'incarico, c'è la cosa, che doveva avere l'incarico per farci un monitoraggio, e poi sparito Zucchetti, che non ne faccio nemmeno trovare. Ve l'ho detto nel consiglio comunale lui, trovate un professionista. Perché ho capito il discorso che fa sì, l'Istituto Superiore di Sanità farà uno studio epidemiologico, qua stiamo parlando di un'altra cosa. Se dobbiamo fare un sistema di monitoraggio ambientale abbiamo bisogno di professionisti che ci facciano un progetto di monitoraggio ambientale, e ci stiamo girando attorno da un anno, perché quegli 80.000 euro non li hai impegnati l'anno scorso, non li stai impegnando quest'anno, a quello servì, perché sul finire della legislatura abbiamo messo nel 2016 80.000 euro perché dovevamo fare quel servizio, cioè dovevamo farci dire dai professionisti che cosa necessitava la città per essere sotto monitoraggio ambientale. Poi è passato un anno, quegli 80.000 euro l'avete confermato, stanno là, non impegnati, spero che il 31 12 gli impegnati, e mi viene a fare l'imboscata mo su 400.000 euro di Galazzo quando ti hai messo in programma un milione, ah, 100.000 euro, scusate, 100.000 euro, non è che è giustino per la differenza che noi abbiamo utilizzato massimamente.
spiegare se avete fatto il bilancio a marzo del 2018. Quando ancora di abbiamo... non si parlava. Ma si parlava della questione delle nere. E che vuoi mettere un paragone alla questione delle nere? Non si parlava. Ma nel 2005, dove eravate? No, è stato caratterizzato, la caratterizzazione, le cose finali, la caratterizzazione dell'inquinamento ambientale si è conclusa nel 2017. Se è conclusa, è vero che avete portato una cosa. Nel 2017 si è chiusa la caratterizzazione, che era iniziata quando stavano facendo il lavoro nel 2015. Non è stato fatto, non mi arrampico, così, a parte il fatto che questo è dichiarazione di loro, quindi... No, no, aspetta, non ho finito. Nel 2015 iniziano a verificare che cosa sono. Nell'agosto del 2017 ci sono i risultati ufficiali dell'ARPA con la caratterizzazione dell'inquinamento. Agosto del 2017. Quindi fatemi capire una cosa. All'approvazione del bilancio, a marzo abbiamo giocato. E no, mi devo far capire, quindi sta villa comunale con 400.000 euro, la facciamo, 100.000 euro della terra, facciamo. Quando tutto se ne frega. E allora che cosa dovevamo? Non ho capito che cosa ha impegnato questi soldi. Nel bilancio del 2018 hai detto qua come li devi utilizzare. Ah. E sono tutte cose che sono fuori, o in gran parte sono fuori rispetto. C'è l'illuminazione, 80.000 euro per l'illuminazione. Ci sono. Possiamo concludere. Ti sto dicendo, te lo suggerisco da un anno, devi dare incarico a qualcuno perché se non lo sappiamo che cosa serve. E dato che sono passati, cioè, è passato già un anno e non abbiamo fatto niente per sapere che cosa serve, mi viene il sospetto che si perda tempo, mi viene il sospetto. Lo date l'incarico a questo 80.000 euro, sono ancora professionisti. Io ho capito il discorso dell'istituto di sanità. Faranno indagini epidemiologiche. Che cosa diversa dal monitoraggio di